Aspettate. Dall'aurora cerco te, fino al tramonto ti chiamo, a sete solo di te l'anima mia, come terra deserta. Sulle note di questo canto è iniziata la solenne celebrazione eucaristica d'inizio anno formativo della piccola comunità del seminario diocesano presso la cappella di San Gregorio Taumaturgo, presieduta dall'arcivescovo Michele Seccia. In qualunque momento e per ogni problema la porta di casa mia è sempre aperta per voi. Con queste parole paterne, Monsignor Seccia ha accolto 5 seminaristi. Ma vista la crisi dei seminari, cosa fare per promuovere e far conoscere ai giovani questa realtà? Facendo vedere quello che è avvenuto oggi e come voi di Portalegre potete documentare. Ben 5 ragazzi nuovi hanno deciso di iniziare un cammino verso di riflessione della propria vocazione. Come pure sono 5 quelli che entrano a Molfetta, nei seminari maggiori. Il Signore continua a chiamare sempre. Poi lungo la strada si chiarisce, si fa il discernimento. L'importante è che la comunità continui a pregare per le vocazioni. Ne abbiamo sempre bisogno, il clero deve aumentare, ma non è solo quantitativamente di numero, ma deve aumentare la gioia del ministero. È un chiodo fisso per il Vescovo, perché se siamo preti felici, renderemo felici i nostri parrocchiani, i nostri cristiani. Non perché questa felicità caccia la prova, le lacrime, la sofferenza, gli imprevisti, ma perché in qualunque circostanza il cristiano che sa di avere Cristo crocifisso e risorto accanto, soffre ma non perde la speranza. Auguri a tutti. Un percorso formativo e di crescita vissuto confrontandosi e mettendosi in relazione con i compagni, con il rettore Don Tony Bergamo, con il vicerettore Don Emanuele Tramacere e con il padre spirituale Monsignor Antonio Montinaro, che in discreto ascolto guida i ragazzi nel loro rapporto con Dio e nel discernimento vocazionale. Fare la guida spirituale significa innanzitutto ascoltarli e poi fare quel discernimento, no? Che è la cosa più importante, no? Per il discernimento non significa già partire con un'idea ben precisa, diciamo, sulla loro vocazione, ma appunto aiutarli a fare questo discernimento con l'aiuto dello Spirito Santo, con la preghiera e poi anche con la disponibilità, no? Che ci deve essere. La base di tutto è la sincerità, cioè aprirsi con sincerità al piano di Dio, no? E poi anche nella relazione che dovremo avere tra me e loro, è fondamentale proprio partire con questa idea, no? E io penso che se si parte bene, poi il Signore stesso ci aiuterà ad andare avanti, a proseguire e anche a compiere quei passi necessari, che sono graduali e però tendono a quella meta, no? Che ci si prefigge. La vita comunitaria, l'accompagnamento dei formatori e il coinvolgimento attivo delle famiglie sono elementi essenziali per la crescita umana e spirituale dei giovani seminaristi e per una scelta vocazionale futura, matura, responsabile e soprattutto autentica. L'aspettativa di questo percorso non è, diciamo, ben precisa, perché noi qui, vero sì, siamo in seminario, ma il seminario prima di essere un luogo è un tempo. L'aspettativa non si può dire ora, perché ci si cammina spiritualmente, ci si cammina a scuola anche, ci si cammina in parrocchia, a secondo di ministranti, gruppo a zona cattolica, tutti i vari gruppi. Perché, come ha detto oggi l'Arcivescovo, ci mettiamo in discussione attraverso le persone che incontriamo, attraverso quello che ci dicono, quindi che poi ci porteranno a prendere una scelta. Bene, io, diciamo, mi sono voluto buttare di getto proprio per iniziare questo cammino, per interrogarmi su quello che Dio vuole da noi, su quello che Dio si aspetta da noi. Il suo è un progetto d'amore. Noi rispondiamo a iniziare questo cammino, però quello che opera è Lui. Noi siamo disponibili
ascoltiamo e vediamo il suo amore che passa attraverso tante persone, attraverso i nostri compagni, attraverso i nostri parroci, attraverso gli educatori, attraverso Don Toni, Don Emanuele, il nuovo padre spirituale Don Antonio, attraverso il vescovo che c'è molto presente. E quest'anno è un anno di gioia, perché nel cammino, secondo me, bisogna sempre camminare con qualcuno che ti guidi, con qualcuno accanto. E lo scorso anno eravamo cinque, come quest'anno, tra cui me, Daniele, un ragazzo di Giorgilorio, e Francesco Pio, che andrà a Molfetta, Marco Liaci pure, che andrà a Molfetta, ed Enrico, che quest'anno ha iniziato un nuovo cammino nel seminario romano. È bello perché di anno in anno cambi tanti compagni. Quando si è insieme, quando c'è unione, ognuno dona qualcosa di diverso agli altri. Ed è bello sempre lasciarsi trasformare, lasciarsi cambiare dallo spirito che passa attraverso questi nuovi compagni. Una serata da incorniciare a Squinzano, in piazza Plebiscito, la presentazione del libro Ernesto e Gennaro Abate, la storia della banda di Squinzano, la più grande evoluzione stilistica e culturale della banda italiana. Edito del Raggio Verde, casa editrice rappresentata nella serata da Raffaele Polo, il testo è stato scritto a sei mani. Angelo Cappello, cultore di storia locale, Giuseppe Gregucci, attuale maestro della banda di Squinzano, e Pino Lagalle, cultore di storia locale e organizzatore di eventi. Proprio quest'ultimo ha presentato la serata che ha dato la possibilità agli spettatori di ripercorrere la storia di due geni della musica, vanto locale e nazionale. I saluti istituzionali sono stati riservati al sindaco Gianni Marra, che ha annunciato che è in fase di ultimazione la preparazione di due busti raffiguranti i fratelli musicisti, e che presto una delle nostre piazze sarà loro dedicata. Fra i saluti, quello che ha destato più sorpresa è stato quello di Albano Carrisi, che, dalla sua tenuta di Cellino San Marco, ha voluto inviare un video per complimentarsi per l'iniziativa e pungolare gli amministratori locali, invitandoli a impegnarsi maggiormente in ricordo dei due musicisti. Importante. Ai grandi di questa terra e di Squinzano in questo caso è giusto che si riga un monumento affinché si capisca che quando c'è qualche cosa di bello che arricchisce le radici di un paese è giusto partecipare affinché queste radici rimangano sempre più vive che mai. Con tutto Albano. La Galle rivela che sono stati in tanti all'interno del libro a voler fornire testimonianza dell'incontro con la banda. In particolare, il maestro concertatore Alterisio Paoletti, nella prefazione, lamenta che probabilmente i fratelli Abate hanno avuto poco lustro a Squinzano e, a conferma del suo pensiero, racconta che 19 anni fa è stato chiamato da Albano per organizzare i suoi concerti e, approfittando della vicinanza da Cellino, ha voluto far visita a Squinzano, convinto di trovare un monumento, una piazza, qualcosa che ricordasse i maestri. Grande è stata la sua delusione nel non trovare nulla di tutto ciò. E parlando con gente del posto, addirittura qualcuno non sapeva chi fossero. Beh, è una, diciamo, storia che si era un po' assopita, la verità, negli ultimi anni, pur rimanendo comunque con la banda che porta il suo nome, una realtà. Però, essendo questi stati veramente dei giganti e dei geni, modernissimi nonostante cent'anni dalla loro diciamo, presenza in questa terra di Puglia. Andare a riscoprirli è stata intanto una scommessa, perché gli Abate hanno inventato proprio questo genere di musica sinfonica per banda, portando poi il grande pubblico alla musica bandistica rispetto a quella che era una musica d'élite negli anni dell'Ottocento, che era soltanto per pochi. Per cui hanno preso le grandi sinfonie e l'hanno rese musica, diciamo, popolare. Hanno questa grande genialità che naturalmente è ancora oggi moderna. Il maestro Giuseppe Spedicati, direttore del Conservatorio Tito Schipa,
ha esaltato la marcia sinfonica in quanto forma musicale nobile con un'importante struttura, complessa e difficile, che nasce proprio a Squinzano con i maestri Ernesto e Gennaro Abate. Loro hanno rivoluzionato il vecchio modo di suonare della banda. Anche per Spedicati è necessario fare di più, creare sempre più spesso iniziative in cui sia possibile rivalutare i due fratelli musicisti. Ernesto e Gennaro Abate sono un patrimonio di tutti i musicisti. Per i musicisti asquinzanese motivo di orgoglio e, come dire, dei principi di fonte di ispirazione. Io ricordo ancora qualche mese fa l'emozione nel prendere in mano i manoscritti del maestro Ernesto e Gennaro da una collezione privata che il conservatorio ha acquisito. È stato un momento veramente emozionante, per cui hanno segnato la storia della banda da giro in Italia, hanno dato nuova forma a quella che è stata sempre la marcia delle bande. Il professore Cappello ha ricordato la sua precedente esperienza di scrittura di un testo relativo ai maestri Abate, già nel 1987. Allora unitamente ad Antonio Carluccio ed Italo Passante. Adesso c'era il desiderio di dare un nuovo taglio all'argomento, coinvolgendo un addetto ai lavori come il maestro Gregucci, che potesse affrontare in maniera più competente ed analitica la parte storico-musicale del testo. Questa sera, in effetti, con la presentazione di del secondo libro sulla banda di Squinzano, e ci siamo proposti proprio di rinverdire, dice, questa antica e oserei dire nobile tradizione bandistica squinzanese. Poi naturalmente io so, o mi consta, insomma, che parecchie compagini bandistiche da giro hanno aggiornato un po' il repertorio, magari annacquandolo un poco rispetto al passato, però anche inzuccherandolo con pezzi più alla moda adesso, perché i tempi sono cambiati, quindi anche i concerti bandistici dovrebbero in un certo senso aggiornarsi, quindi pezzi di Morricone o anche di altri. E si va bene in questa maniera, perché sono stato anche io presente nell'arco di feste patronali dei paesi vicinori, insomma, e la gente si è riavvicinata, soprattutto anche i giovani, cosa che non accade invece quando c'è un concerto bandistico di tipo, tra virgolette, tradizionale, che punta solo sul lirico e sul sinfonico, insomma. Gregucci conferma che in questo libro è stato racchiuso tutto ciò che si è riusciti a trovare sui 143 anni di attività della banda, presentando documenti e dettagli storici sui fratelli Ernesto e Gennaro, che sono stati il non plus ultra della musica bandistica italiana del primo Novecento. A Squinzano è nato il mito della banda da giro pugliese e questo libro vuole essere un aiuto per chi voglia studiare il fenomeno bandistico pugliese ad ampio raggio. Attualmente è difficile perseguire e tramandare la musica degli Abate e il confronto col Novecento sta diventando sempre più difficile. Il pubblico di quella banda non esiste più e non ci si può permettere di far passare altro tempo rischiando di far dimenticare tutto ciò. Bisogna salvaguardare questo patrimonio musicale, fatto di storia e spartiti, affinché tutti sappiano quanto è stato fatto dai nostri predecessori. Oggi, per assicurare la prosecuzione di questo cammino bandistico, è necessario che le istituzioni vengano incontro alle esigenze della banda, riconoscendone, oltre al valore storico, l'interrotta attività musicale e lavorativa. Per me è la seconda volta riprendere il testimone qui, testimone gravoso, insomma, no? Ecco, del nome di Squinzano e dei fratelli Abate. La seconda volta per me, io sono stato già a Squinzano a dirigere la banda dal 2009 al 2012, sono ritornato l'anno scorso e questo è il secondo anno per la seconda volta. Non è un'eredità facile da portare, anche per... Comunque uno sente la responsabilità di ciò che è stato fatto in 143 anni e non è poco in un comune del Salento aver realizzato un'istituzione musicale di tipo bandistico di questo genere.